avevi un fiore. Non ti ho capita, non mi hai capito mai. Scrivi vecchioni, scrivi canzoni, che più ne scrivi più sei bravo e fai da me. Tanto che importa a chi le ascolta, se lei c'è stata o non c'è stata, e lei chi è? Fatti pagare, fatti valere, più abbassi il capo e più ti dicono di sì. E se hai le mani sporche, che importa? Tienile chiuse, nessuno lo saprà. Milano mio, portami via. Fa tanto freddo. Sfumiamo la musica di Roberto Vecchioni, perché ci dicono dalla regia che è pronto il collegamento con la Val d'Aosta per Aigreville Ivrea. La linea a Davide Maino. Sì, Francesco, grazie. Siamo arrivati al 33° del secondo tempo qui a Gressan e l'Aigreville ora è vantaggio per 2-0 tra le reti di Caputo al 16° e al 32° raddoppiato per la squadra rossonera, Fabio Boretazzo. La vita molto più vivace in questo secondo tempo, e con Ivrea che è stato vicino al vantaggio dopo 6 minuti con Piero Bone, poi l'Aigreville è salita in cattedra e ha messo segno 1-2, che ora mette le gambe la formazione arancione, che ora è veramente in difficoltà. Quindi restituisco la linea se non hai altre domande. No, ci sentiamo per il finale o magari per una radiocronaca degli ultimi 2 minuti verso le 16:15. Io nel frattempo aggiorno qualche campo dei campionati superiori cui riesco ad arrivare più facilmente. Grazie mille. Grazie, più tardi ora. Torniamo quindi qui in studio, vediamo velocemente com'è la situazione. In Serie A Atalanta Cesena 1-2, Genoa Milan 1-0, Parma Lazio 1-0, sono appena ripresi i secondi tempi. In Lega Pro è finita tra Bassano Virtus e Real Vicenza 1-1, Lumezzane Cremonese 1-1, 80° minuto tra Pordenone e Monza 0-0. Nel girone B Teramo aveva superato il Prato 1-0, Carrese Ascoli 0-0 all'80°, 80° Grosseto 2 San Marino 1. È iniziata Sant'Arcangelo Gubbio, situazione di 0-0 dopo 8 minuti. Ischia e Messina e Salentana Juve Stabia, le partite si erano già concluse, 2-2 Ischia e Messina, 3-2 Salentana Juve Stabia. All'81° la Paganese conduce in trasferta sulla Versa Normanna, il gol del vantaggio della Paganese al 12° di Girardi, va seguito al 71° De Vina per la Versa Normanna per il pareggio, al 76° Cacacavallo ha riportato in vantaggio la Paganese. È iniziata da 8 minuti Catanzaro Casertana e la situazione è di 0-0. In Inghilterra segnaliamo il vantaggio del West Ham sullo Swansea City, rete al 66° ancora di Carroll, mentre al 68° è stato espulso Fabianski nello Swansea City. Quindi abbiamo dato un po' una panoramica di tutto quello che sta succedendo nel calcio ai vari livelli. Adesso vi lascio con Let Me Down Easy di Paolo Nutini, prima di preparare il ritorno a collegarci con Aigreville Ivrea, che è sul 2-0 per la formazione dell'Aigreville. Spero che vi sia piaciuto l'intervento del nostro esperto di sport invernali, il bravissimo Giuseppe Poroni, che ci parla dalla Lombardia. A voi Paolo Nutini, Let Me Down Easy. You feel to stay is wrong.
If every fool wore a crown, I would be a king and not a clown. 'Cause love can be, ooh, closer than our hands and our feet. But it's lost on me. Fresh and sweet before, but I can't taste it anymore. Oh, no. I was like a man with no care. I had everything, but it's lost it, Amedeus Mozart in sottofondo in attesa di collegarci con Davide Maino.
Rieccoci in studio, diamo la linea a Davide Vaino sul campo di... Sinceramente, Davide, dove siete? Dove gioca in casa la Juve? Gressan. Ah, è perfetto, a Gressan. Mi pareva ricordare, ma non ero sicuro. Con Villeneuve forse mi confondevo. E ti diamo la linea, puoi andare fino al termine. Vai. Grazie pure. Francesco, siamo al minuto 43 a Gressan. Agrevid sempre in vantaggio per 2-0, investito delle reti di Caputo e Boretat. Si verrà troppo nervoso in questi ultimi minuti. Attenzione, siamo andati sulla linea della difesa dell'Agrevid, pericolosissimo Piero Bono vicino al gol di Brea. Lo soffermo però ora per che è stato fischiato un fallo ai danni di Gini, l'estremo difensore rosso-nero. Dicevamo, Agrevid in vantaggio sempre per 2-0, con un'Andrea troppo nervosa, al quale è stato espulso pochi minuti fa Pallante per proteste, e assieme a lui anche il numero 4 dell'Agrevid, Spinardi. Agrevid, ora attenzione, vicinissimo al Tris, l'Agrevid con un gran tiro di Boretat. Si vedrà che non è riuscito a confermare quanto di buono fatto nella prima frazione, e l'Agrevid è stata cinica al punto giusto per... Attenzione, Purpuri ora contro Bastianelli, para molto bene sul numero 9 dell'Agrevid, vicino al strada, terza marcatura della squadra valdostana. Ora Piero Bono si prova a rilanciare i suoi, nulla da fare, falla tra le braccia di Gini. Ora l'Agrevid deve solo gestire il vantaggio, quando ormai siamo arrivati al 45esimo minuto. Boretat che lavora con l'anima in mezzo al campo, prova a rilanciare dall'altra parte su Cunert, proprio molto bene, molto bravo il giocatore ex Mantova, che porta su Risto, visto che cerca un compagno, prova in Boretat. Bene Boretat ancora in mezzo al campo, che riapre qua sulla destra dove c'è Milani, ne ho entrato, appoggia di nuovo indietro dove ricomincia Pramotton in mezzo per Marchetano su Cuneat, sulla sinistra punto Ramazzone, Cuneat rientra bene sul destro, gran destro di Cuneat, cosa che è perso dopo che lei deve perdere marcatura dell'Agrevid, grave errore dell'estremo difensore arancione che consegna la palla nei piedi di Caputo, che firma la doppietta personale e chiude la partita. Minuto 46, andrà Caputo remida per queste ultime settimane, è arrivato al settimo marcatura nelle ultime tre partite, tripletta contro l'Orizzonte United in Coppa, doppietta domenica scorsa e anche oggi doppietta ai danni dell'Ivrea, che ora ha ben poco da sperare. Non abbiamo visto quanto ha concesso il direttore di gara Bardelli di recupero, ma credo che la pressione di poco. Piero Bono apre su Morante che prova a affrontare Milani, prende bene sul fondo Morante, però perde la palla ai danni di Furfoli. No, fallo picchiato a Bardelli su Stefano Morante, però si presta a calciare una palla in mezzo, ma servirà ben poco. Dura lezione da parte degli uomini di Benedetti, che veramente hanno saputo essere cinici al punto giusto e colpire nelle volte in cui sono riusciti a trovarsi davanti a Bastianelli. Ha pagato a caro prezzo ingenuità difensive, errori veramente elementari. È stato ad esempio del primo gol di Caputo, nato da un erroraccio in fase di impostazione di Monaco.